Filippo Facci senza la RAI è rovinato. Sì. Leggo la notizia sul Corriere della Sera, il Corriere della Sera odierno. E al Corriere della Sera Filippo Facci dice: sì, senza la RAI sono rovinato. Sì, proprio così. Provate a verificare, provate a verificare. Verificate, Corriere della Sera di oggi. Corriere della Sera di oggi. Filippo Facci dichiara al Corriere della Sera odierno: senza il contratto RAI sono rovinato. Sì, ma io ho già dedicato uno o due video a Filippo Facci. Tutti sanno chi è Filippo Facci, ma non tutti sanno chi sono io. Io sono questo qua, vedete? Ecco chi sono. Io mi chiamo Serafino Masoni, c'ho 83 anni. Non sono un vir, un vir. Un vir, non sono un vir come Filippo Facci. Però, anche se è un vir, Filippo Facci recentemente ha dichiarato che le donne non gli vogliono bene. Sì. Ha detto, le donne non gli vogliono, sono contro di lui. E perché sono contro di lui? Sono contro di lui per tante questioni. Prima di tutto perché il questore di Milano lo ha ammonito, lo ha ammonito, lo ha ammonito per cosiddetti atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Sì. Ci ho fatto un video, è vero Filippo Facci che il questore di Milano ti ha ammonito per ipotizzati atti persecutori nei confronti della tua compagna, è vero? È vero, è vero. E poi le donne non gli vorrebbero bene, ma lo dice Filippo Facci che le donne non gli vogliono bene, per la questione che riguarda Ignazio La Russa. Tutti sanno chi è Ignazio La Russa, è la seconda carica dello Stato. Tutti sanno chi è Ignazio La Russa. Ma non tutti sanno chi è Serafino Massoni. Eccolo qua, Serafino Massoni. 83 anni, guardate. Che dite? Che se li porta bene gli anni Serafino Massoni? La vedete la foto qua? La vedete la foto? Mica male, queste sono le opere di Serafino Massoni. Perché relativamente alla questione di Ignazio La Russa, Filippo Facci, che è un giornalista che scrive sul quotidiano, Libero Quotidiano, e avrebbe detto che la ragazza che è stata aggredita dal figlio di Ignazio La Russa era tutta fatta, cioè usava la droga. E beh, Filippo Facci, ma questa non è un'attenuante per il figlio di Ignazio La Russa, semmai è un aggravante, perché tu se tu Filippo Facci vai con una ragazza che c'ha mi pare 20 anni, che è tutta fatta di droga e la violenti, è un aggravante, perché se la ragazza è tutta fatta di droga magari non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, capito? È un aggravante, è per questo che le donne non ti vogliono bene. Ma sì, c'era pure una canzone, Filippo Facci, non so se tu la sai, non so, io non so se tu la sai, questa canzone che cantavano quelli de Salò, quelli de Salò. Le donne non ci vogliono più bene, sì, hanno detto quelli de Salò. Capito? La Repubblica Sociale Italiana, no? Che aveva la sua sede a Salò, la Repubblica Sociale Italiana. E io sono nato nel 1940, come dicevo prima, però sono nato a Volta Mantovana, in provincia di Mantova, ma poi con mamma e papà siamo andati a Gorizia, ai confini orientali d'Italia, a Gorizia. Poi
Si è sparsa la voce che stavano per arrivare i partigiani di Tito, i titini, perché noi stavamo perdendo la guerra. Allora abbiamo fatto le valigie e ci siamo rifugiati a Venezia. E quindi io sono stato a Venezia, ho abitato a Venezia, Filippo Facci, nel 1940, tutto il 1943, 44 e 45. Lo sai, Filippo Facci, che io a Venezia con mamma e papà abitavo Calle dei Barozzi, Calle, nei pressi di Piazza San Marco, eh. Quanti ricordi che ho in Calle dei Barozzi anche. E ricordo che andavo lì, lì andavo nelle calli. E una volta passarono i soldati di Salò cantando: "Han detto che noi siamo da galera, perché portiamo la camicia nera. L'amore coi fascisti non conviene. Meglio un vigliacco che non ha ideale." Sì, la canzone è intitolata "Le donne non ci vogliono più bene", come dici tu, caro, come dici tu. E allora, caro, che te devo dire? Adesso tu dici che nella causa che c'hai con la tua ex compagna ti farai difendere gratis dalla pregiata avvocatessa, avvocata o avvocatessa Bernardini di Pace. E beh, dov'è il problema? Dov'è il problema? Vabbè, resta il fatto che tu hai detto al Corriere della Sera che se la Rai non ti fa il contratto, tu sei rovinato. Tu sei rovinato. Ma perché? No, il Libero Quotidiano non ti paga adeguatamente? Non ti paga adeguatamente il Libero Quotidiano? Ma dov'è il problema? Senti, Filippo Facci, guarda, diciamo che io sono un uomo buono, Filippo Facci, sono un uomo molto buono, guarda, si vede, dalla mia espressione che sono un uomo buono. Se tu, Filippo Facci, mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io, Serafino Massoni, ti farò pervenire una copia delle mie opere, a tua scelta. Tu non devi far altro che scrivere un commento in calce a questo mio video. Questo video appare su Dailymotion, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter, pure Twitter. Tu scrivi un commento e dici: "Caro Serafino Massoni, io sono Filippo Facci e il mio recapito postale è tal dei tali. Ti prego di mandarmi una copia dell'opera tal dei tali." Tu indichi l'opera tal dei tali, capito, Filippo Facci? Va bene, Filippo Facci? Ok, a te, Filippo Facci, all'avvocatessa, all'avvocata Bernardini di Pace, al Libero Quotidiano e a tutti voi, tanti cari saluti dalle opere di Serafino Massoni.